Sindaco Anguarano, terza edizione del Festival Sirene, una cartolina importante per Bisceglie che porta la danza in luoghi che solitamente non la ospiterebbero. Assolutamente sì, una manifestazione che è giunta alla sua terza edizione, quindi ormai nel pieno della maturità, una manifestazione su cui ci abbiamo creduto sin dall'inizio, abbiamo sostenuto e oggi è un punto di riferimento nel programma regionale per quanto riguarda ovviamente la danza e le arti performative. La bellezza dell'intuizione dell'associazione Sorena Lei, di Agostino e Riccardo, è proprio quella di trasferire la danza su contesti urbani a volte poco conosciuti, quindi delle vere e proprie gemme del nostro paesaggio, della nostra storia, che magari sono ancora da valorizzare, e quindi trasferire la danza al Casale di Pacciano, a Palazzo Tupputi, alla Chiesa di Santa Margherita, persino nella zona di Pantano Ripalta, vuol dire fare del vero e proprio marketing territoriale, della promozione e valorizzazione del nostro territorio. A ciò si unisce l'idea altrettanto vincente di coinvolgere la comunità, i cittadini, i semplici appassionati al mondo della danza attraverso un coinvolgimento diretto, a volte fatto anche con coraggio da parte dei tanti cittadini e anche turisti che si cimentano in vere e proprie performance artistiche, ma ormai questo modello è diventato un punto di riferimento così importante che c'è un'adesione convinta da parte soprattutto di coloro che magari non hanno mai ballato in vita loro a questi veri e propri progetti. E devo essere sincero, far capire o dimostrare che la danza è davvero accessibile a tutti è qualcosa davvero di molto emozionante ed è un'altra bella intuizione dell'associazione Sorena Lei. Tutto questo contribuisce a rendere Sirene ormai un evento caratteristico della programmazione culturale bisceglese, in particolare della programmazione estiva, ma non solo, perché la collaborazione con ormai l'associazione Sorena Lei si sviluppa durante tutto l'anno e quindi riesce chiaramente, attraverso anche momenti sempre dedicati alla danza, mirati a determinati temi, ovviamente ad avvicinare sempre più il grande pubblico a questa arte stupenda. Agostino Riola, terza edizione del Festival Sirene che torna anche quest'anno a Bisceglie, quali sono le novità e le particolarità di questa edizione? Le novità sono un festival in crescita, perché abbiamo 7 giornate di festival dal 4 al 10 settembre, in cui ospiteremo artisti e coreografi tra i più interessanti e i più acclamati del panorama nazionale, che affioreranno in tanti luoghi della città di Bisceglie, quindi dall'agro col Casale di Pacciano fino alla costa, quindi col percorso di Ripalta, e passando naturalmente per le bellezze del centro storico come la chiesa di Santa Margherita. Ogni artista realizzerà una performance, un progetto, un'azione urbana pensata appositamente per il festival, e tante saranno le azioni di coinvolgimento della comunità e del territorio. Tra le altre ospiteremo dal 4 al 7 settembre il coreografo Carlo Massari, che è uno dei coreografi più attivi sulla scena nazionale e internazionale, che ha ideato un progetto appositamente per Sirene che si chiama Squame, e realizzerà un workshop gratuito dal 4 al 7 che poi si concluderà con una performance che aprirà il festival il 7 sera. Chiunque volesse partecipare al workshop può candidarsi e la call è aperta fino al 30 agosto. Gemma Di Tullio, il Festival Sirene è un'iniziativa che porta la cultura fuori dai canonici spazi che ospitano per esempio la danza. Sì, ci teniamo moltissimo come Teatro Pubblico Pugliese a sostenere per questa terza edizione di Sirene, e ci auguriamo che ce ne siano altre, proprio perché questo è uno di quegli esempi che a noi inorgogliscono di manifestazioni che nascono in una situazione di mancanza, perché purtroppo a Bisceglie per tanti fattori i luoghi deputati allo spettacolo dal vivo sono un po' più carenti, e quindi abbiamo fatto virtù di questa necessità e siamo contenti di portare soprattutto il linguaggio della danza urbana e specific, che nasce appositamente per queste situazioni, in moltissimi luoghi della città, alcuni anche inediti. Quest'anno ci piace ricordare che oltre ai luoghi che già l'anno scorso hanno ospitato Sirene si aggiunge la chiesa di Santa Margherita, che è veramente un gioiello del centro storico di questa città. Assessore Emilio Tota, terza edizione del Festival Sirene, un'iniziativa che porta la cultura fuori dai canonici spazi che la ospitano.
E sì, è proprio questo, e per questo la sosteniamo in maniera fervida, perché la cultura è di tutti. E questo concetto che Sirene ha acquisito nel tempo è proprio questo, di regalare la cultura a tutta la comunità. Quindi non gli spazi canonici, ma addirittura quest'anno le Grotte di Ripalta, sarà un'emozione bellissima al tramonto, sarà suggestiva, e invito veramente tutta la comunità a parteciparvi. Peraltro noi sosteniamo anche l'accessibilità del prezzo del biglietto, che è fondamentale, perché il lavoro dell'arte, l'arte è un impegno importante, quindi anche sensibilizzare il cittadino a intervenire con un piccolo contributo è fondamentale. Quindi vi invito veramente tutti a partecipare alla terza edizione di Sirene, e sicura che sarà un'edizione veramente che rimarrà nelle menti di tutti.